progetto comune lista numero uno, lista numero uno che il 10 giugno avrà un consenso eccezionale su questo centro, dove parleranno anche loro che dovrebbero neanche non passare qui e venire a offenderci sulla nostra piazza, è motivo, loro stanno buttando solamente fogna. Solamente fogna, topi da fogna. Ma non passeranno perché abbiamo messo le barricate, abbiamo messo questa volta, potranno venire a insultarci, a offenderci, ma studà prenderete una batosta di quelle che ve le ricorderete. E quando farete la minoranza poi vedremo se sarete voi a dover fare le cose, no? Così poveri di contenuti che venire in un centro e dire che non si è fatto niente per colpa della minoranza, credo che insomma è proprio come se la gente fosse stupida, no? Come se fosse stupida pure nel fatto che 5 anni non abbiamo visto fare niente e poi l'ultimo mese Tudà è diventato un cantiere aperto. Basolato, la fontana, venire per sistemare la luce, insomma, ma non siamo più nella Prima Repubblica, la gente sveglia, ma come pensate di prendere in giro le persone con queste su 5 anni, gli ultimi 20 giorni venire a fare queste cose qui? Ma per favore vergognatevi, non venite, non passate proprio più da questo paese, tanto non siete passati 5 anni e siccome perderete sicuramente non ne passerete mai più, perché ve lo ricorderete questo paese dalla lezione che vi darà e i candidati inutili che vadano 3 volte, 4, 5, 6 nelle case, voteranno noi, voteranno progetto comune lista numero uno, Tudà sarà una risposta fortissima, perché così meritiamo noi e così meritate voi, voi lista di persone per bene oneste, e non venire certamente a infangarci voi. E domani sera cosa direte? Parlate sempre, parlano di programmi, parlano, noi vogliamo fare programmi, e poi finiscono sempre a buttare fango, e di questi programmi non si vede assolutamente niente. Parlate sempre dopo di noi, ma perché? Perché rispondete con offesa a quello che diciamo noi, perché non avete contenuti, non avete niente, il vostro programma c'è scritto niente, per dire, no, come quella musica che mettiamo noi, non abbiamo fatto niente, dovete dire, ecco, anzi no, qualcosa l'avete fatta, avete vessato i cittadini in maniera inverosimile, avete vessato, ci avete fatto fare i prestiti per pagare le tasse comunali, il comune di Vernole è a livello nazionale, credo che sia fra i primi comuni, tra i comuni più tassati, per fare cosa? Questo scempio, l'erbaccio ovunque, cimiteri senza acqua, strade senza luce, ma insomma, ma la gente ha pagato perché? Per vederci in queste condizioni, e dovevamo pagare, perché se non avessimo pagato, allora uno ci potrebbe dire non paghiamo tasse e quindi è normale stare in queste condizioni, ma dopo aver vessato la gente così, proprio una cattivissima amministrazione, l'amministrazione più efficiente, ma non di questo comune da sempre, ma di ogni comune, immagino che non ci siano comuni così abbandonati come è stato questo comune con la nostra amministrazione. Dove non avete saputo fare niente, tra le cose che dicono, no? La minoranza assente, no, la minoranza presente, qualche volta è successo qualcosa e vi spiegherò adesso, che ce ne siamo usciti dal Consiglio Comunale e non si è potuto, e con la maggioranza che avevano non hanno neanche deliberato loro con tutto il numero legale, perché forse non sanno neanche i regolamenti questi qui, probabilmente. Bilancio consultivo 2015, Consiglio Comunale, arriviamo in Consiglio Comunale, credo che sia stato legittimo dire, no? Applicare la normativa. Cioè la normativa prevedeva che noi ci dovevamo avere 20 giorni prima una comunicazione, una notifica di accesso agli atti di questo bilancio. Convocano il Consiglio Comunale, ho detto prima di iniziare il Consiglio Comunale, credo che c'è un inadempimento sostanziale, non formale. Noi non abbiamo avuto nessuna comunicazione, quindi noi ce ne usciamo dal Consiglio Comunale. I 3 di minoranza siamo usciti.
Beh, se loro sono rimasti con la maggioranza, credo che potevano fare benissimo questo consiglio comunale e approvare questo bilancio. Assolutamente no, se ne sono usciti anche loro, significa che non sanno neanche le regole, queste qui non sanno, altro che noi abbiamo fatto minoranza noi. Perché non siete rimasti in consiglio comunale a deliberare? Allora è stata colpa nostra che abbiamo fatto opposizione, e cioè il verbale, cioè allora cosa viene a dire in questa piazza, cosa viene a dire che se non sai neanche le regole non sai? E vi ho corretti di 10.000 euro e non potete dire di no, vi ho corretto. L'ultimo bilancio di previsione 2018, 10.000 euro di errori, ma come fate ad amministrare? Come fate? 10 milioni, scusate, ci ho detto l'importo, 10 milioni. Oggi sono andato su internet a vedere all'amministrazione trasparente gli incarichi dati ai legali, ho consegnato oggi l'ultimo accesso agli atti e l'altra sera Massimiliano vi ha fatto l'elenco di tutte le richieste di atti che noi abbiamo consegnato. Oggi ho consegnato per vedere quanti legali sono stati nominati sul comune di Vernole e quanto hanno percepito, perché c'è stato un contenzioso in questi anni che poi faremo delle comparazioni con amministrazioni precedenti e con altri comuni e vedete che c'è stato un esborso di spese legali in questo comune a carico di tutti voi cittadini, a carico di tutti voi, delle tasse che abbiamo fatto pagare, abbiamo pagato un sacco di soldi in altri comuni. Questo elenco c'era, nel comune di Vernole non c'era. Sapete dove ho visto che questo comune, che questi nominativi escono subito? Nel comune di Sternatia io sono andato a vedere. Nel comune di Sternatia ho indicato un nome e mi è uscito un incarico dato a giugno 2017 di 23.400 euro più cassa di previdenza più IVA. Guarda caso questo comune, che faceva parte del GAL Isola Salento, a settembre, pochi mesi dopo, cambia GAL, da Isola Salento passa con Porta d'Oriente. Chiedo in consiglio comunale, perché non sapevamo ancora i comuni interessati, e guarda caso l'assessore che risponde alla mia domanda di quali comuni erano interessati, tra tanti comuni mi indica come primo comune Sternatia. Associazione di idee, non lo so, ma guardate caso è stato lo stesso Sternatia, cioè di quell'incarico. Pensate quello che volete. E mi stai dicendo, Salvatore, pensa che mi denuncino. A disposizione, se sto dicendo il falso io ho gli atti, insomma, non... Visto che li vedremo, siccome ora hanno messo su internet che probabilmente saremo denunciati, io credo che se c'è qualcuno che possa denunciare prima siamo sicuramente noi. E probabilmente quando, siccome hanno detto che loro non hanno avuto denunce in questi 5 anni, ma mo che andremo all'amministrazione noi, abbiamo il tempo di vedere tutte le carte e se c'è anche tanto vi denunceremo, e come, e quindi la vostra amministrazione, i vostri 5 anni ve li faremo ricordare a lungo, ve li faremo ricordare, perché meritate questo, perché fra persone civili magari certi atteggiamenti non si usano, ma voi non meritate di andare sul comune più ad amministrare, ma non solamente in quanto come amministratori, ma proprio come persone, non meritate neanche il nostro saluto voi, se qualcuno ha detto a Pisignano che a volte si saluta e a volte no, certe persone io sono convinto che non bisogna salutare mai più, perché siete indegni di essere salutati, mai più! Non la peggiore amministrazione, le peggiori persone abbiamo visto noi in questa amministrazione. Ma avete finito, vi mancano pochi giorni dopo. Se per 5 anni non avete nemmeno sfiorato qui nostro UDA, pensate nei prossimi anni, passerete molto molto lontani, sicuramente passerete, perché ricorderete il consenso che sarà tutto nostro su questo paese il 10 giugno sarà. Insieme a me nella lista di Sudà degli ottimi candidati, ed ora passo la parola a loro così prendo un po' la voce, scusate. Massimiliano Leo.
Buonasera a tutti, questa sera scusate, ma dovevo leggere la campagna elettorale nel vivo, la tensione alle stelle, di conseguenza anche l'emozione. Chi di voi mi conosce ricorda bene quanta edizione del nostro giornale Studio in Controluce ho partecipato e si affrontavano tanti problemi del paese, ma un argomento era ogni anno ricorrente. Un titolo in particolare mi è rimasto nel cuore, che suona come una premonizione, lo lasciano cadere del tutto. Era il 78 e parlo del convento e vi spiego perché. Nel 2013, appena eletto consigliere nel programma triennale delle opere pubbliche del nostro comune di Vernore 2013-2015, trovo, con somma sorpresa, l'intervento recupero del convento dei Francescani di Strudà, stima dei costi 800.000 euro. Contento, da neofita, penso qualcuno prima di noi ha avuto l'accortezza di inserirlo, sicuramente avrà un seguito, ma niente. Nel 2016 lo ritrovo, piano programma triennale 2016-2018, stima dei costi 800 e niente. L'anno prossimo chi di noi verrà eletto probabilmente lo ritroverà di nuovo, ma carta era e carta rimasta, dice qualcuno. Nel 78 la zona interessata era estrema periferia del paese, oggi molti sono gli insediamenti privati, soprattutto giovani famiglie, ma quando si attraversano le strade adiacenti al convento, se non ci fai caso, non lo noti neppure, sommerso da macerie con la grada arrugginita che contiene lo straripamento delle erbacce. Quando completeranno i lavori della regionale 8, quella zona, signori, sarà uno degli ingressi principali del comune di Vernole e diventerà il primo volano naturale di sviluppo urbano del nostro paese. Avrà riflessi economici indiretti anche su tutte le altre zone di espansione del paese, passando da Santa Croce per proseguire su via Caglia, via Vanze e abbracciare tutto il nostro paese. Per come verrà realizzata l'arteria, nonostante tutti i limiti del PUG approvato, lì abbiamo zone per impianti sportivi, maglie di completamento urbano, zona di espansione, due piani particolareggiati e un piano di lottizzazione che vanno accompagnati nella loro realizzazione per ridare linfa e ricchezza al nostro territorio. Oggi però lì sembra esserci solo la rassegnazione dei residenti e le loro giuste e continue lamentele, perché regna l'abbandono come nelle peggiori periferie delle grandi città. Oggi sembra quasi che la sorte toccata al convento sia una maledizione che tocchi anche i nostri concittadini. Abbandonato il convento, abbandonati i cittadini. E vi ricordo che l'abbassamento del valore delle aree di completamento C da parte dell'ufficio tecnico e il successivo passaggio in consiglio comunale è stato sollecitato più volte dal nostro candidato sindaco, finché non è stato attuato. La nostra promessa è quella del massimo impegno affinché tutto il comparto sia oggetto di decoro e riqualificazione attraverso l'impegno comune fra cittadini, amministrazione e proprietà. E ci faremo carico di incertettare i fondi necessari affinché quell'area sia uno spazio aperto e fruibile, come è stato in passato con un'attrezzata area sportiva. Ed ora cambiamo argomento. Nel nostro comune, nel 2015, parliamo di una cosa un po' particolare, è stata introdotta l'imposta di soggiorno. Questa imposta praticamente è un fondo che ha un'entrata consuntivo, si dice, nel 2017 per 55.000 euro da parte delle strutture ricettive. Una previsione di entrata per il 2018 pari a 65.000 euro nel nostro comune. Il fondo cui destinato prevede diverse destinazioni in ambito turistico, tra cui la realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali. Mi chiedono, e vi hanno sicuramente chiesto i rappresentanti delle nostre associazioni, che oltre a finanziare i progetti esclusivi e internazionali, è possibile avere una programmazione di concerto con l'amministrazione che tenga conto delle nostre esigenze e possa accedere a questo fondo? È possibile partecipare alla crescita del nostro territorio con le nostre associazioni attraverso un disegno organico e omogeneo di eventi, con le nostre compagnie teatrali, con le nostre prologo, i nostri comitati e con tutte le nostre associazioni promotrici di eventi? O il fondo di 55.000 euro è solo di esclusivo appannaggio di una o due cooperative che leggono le vostre delibere? E il loro un grido di allarme che sta impoverendo un territorio tutto e in qualche caso aspettano solo una risposta, sia essa positiva o negativa, solo una risposta alle loro domande da tempo protocollate. Intanto le manifestazioni diminuiscono, scompaiono in ogni centro e con loro diminuisce il nostro appeal turistico. Con noi ve lo assicuro, una parte consistente di quel fondo sarà destinato a tutti quei progetti che valorizzano le nostre tradizioni e i nostri prodotti a vantaggio delle economie locali e per il maggior ritorno sull'investimento del nostro comune. Grazie a tutti, lista numero 1 e passo la parola a Giacomo. Buonasera a tutti. Allora, io questa sera
avrei voluto iniziare il mio intervento in maniera diversa, giusto per attirare un po' l'attenzione, però ho cambiato idea. Scusate. Allora, io questa sera avrei voluto rispettare un minuto di silenzio in memoria dell'intelligenza e della decenza umana che purtroppo è venuta a mancare ieri sera sul palco di Vernone durante il comizio della lista numero 2. Bravo. In particolare durante l'intervento dell'IFU, assessore, lo chiamavano cuffietta, e adesso l'assessore delle paperelle. Sarebbe stato un minuto di silenzio speso bene, perché un solo minuto di silenzio vale molto di più di quello che ha detto questa persona qui ieri sera. Adesso dico soltanto una cosa e chiudo. Caro ex assessore, tu devi ricordare solo una cosa, che non è la professione che fa l'uomo, ma è l'uomo che fa la professione. Bravo Giacomo, bravo, bravo! A tuo cospetto, questa persona qui non solo è un professionista, ma è anche un uomo. Vergognati. Parliamo di cose serie. Allora, sul loro brochure, che tutti quanti non sapete sicuramente che cos'è, è un libricino. Parlano che nel 2014 il comune di Vernone è stato istituito della bandiera verde sull'ambiente. Che cosa significa? La bandiera verde è un riconoscimento attraverso il quale si premiano i comuni che si sono distinti nelle politiche di tutela dell'ambiente. Con una determinazione del numero 137 del 31 maggio 2018, pochi giorni fa, della sezione ciclo rifiuti e bonifiche della Regione Puglia, sono stati individuati i soggetti beneficiari dell'avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo finanziario a sostegno dei comuni per le spese relative e ad interventi per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto, presenti fabbricati ed immobili di proprietà privata. Che cosa significa? Significa che tutti gli enti della provincia della Puglia potevano partecipare a questa richiesta di finanziamenti da parte della regione per poter smaltire l'amianto che abbiamo tutti quanti nelle nostre case, cioè che noi, la maggior parte di noi avevano dell'amianto in casa. Nell'elenco di questi comuni, circa una quarantina, ci sono Calimera, Castri, tutti i centri vicini, manca Vernone. Allora io mi chiedo, ma come fa questo ad essere un comune che ha la bandiera verde per le politiche ambientali? Cioè, allora, questo significa che smaltire un metro quadrato di amianto comporta 25-30 euro a metro quadrato. Quindi, ottenendo questo finanziamento, non solo si poteva bonificare l'ambiente, quindi una tutela per la salute delle persone, ma andava anche a coprire le spese che le persone devono sostenere per poter bonificare la propria casa. Quindi cosa significa? Che con il finanziamento le persone questa bonifica l'avrebbero fatta tranquillamente. Quindi non è un caso comunque se dal 2014 la bandiera verde il comune di Vernone non ce l'ha più. Sempre per le politiche ambientali voglio ricordare che è stato adottato un progetto che si chiama Adotta un'aiola, dove le persone che gestivano un bar che si trovava sulla villa potevano tranquillamente, chiunque anzi poteva gestire un albero della villa per poterlo curare. Ma io mi posso prendere mai in gestione un'aiola? Ci sono invece un'associazione che ha fatto il monumento della Madonna Richia Cura, come avete ben visto, il prato e le sterpaglie della
del monumento, quindi lì si vede la differenza dove ci sono le persone che ci tengono, dall'altra parte si vede la presenza, anzi l'assenza dell'amministrazione che non ne frega proprio niente. Pensiamo agli altri di Ville, va bene così. Siamo stati attaccati perché non partecipiamo alle manifestazioni soltanto per andare a mangiare. Siamo stati ieri alla pedalata, domenica, chiedo scusa, alla pedalata che hanno fatto sabato, scusate, a Bernole, e ci hanno detto che ci siamo presentati lì soltanto per farci vedere in questo periodo elettorale. Però la memoria sembra labile, perché sabato qui era presente una manifestazione, di loro non c'era nessuno. Quindi non vi lamentate se il patrocinio del comune di Verne non lo vogliamo, non ci serve. Ah, non solo, è sabato, in piena comunque tensione prima delle elezioni, saremo tutti quanti ad Acaia, che alle 9.30 del mattino ci sarà una conferenza al castello dove parteciperanno delle persone competenti che ci parleranno delle truffe sugli anziani, e tutti quanti saremo lì. Non per la campagna elettorale, saremo lì perché possiamo dare anche noi il nostro contributo. Allora, noi non siamo stupidi, il nervosismo di queste persone è palese. Quando una persona è nervosa significa che c'ha qualcosa da nascondere. E noi sappiamo pure che cosa stanno nascondendo queste persone. Hanno paura. La lista numero 2 ha paura. Questa volta hanno paura. Io vi posso promettere il mio impegno, che ho ormai da 10 anni per il mio lavoro, l'impegno con le persone, a disposizione delle persone, giorno, notte, mattina, sera, feste, non ce ne sono. Quando ti chiamano devi andare. Questa è la cosa che posso promettere io a voi in questo momento. Se verremo eletti sarò la persona di tutti, quella che sono sempre stata. L'unico, voglio fare soltanto un appello però. In questi giorni stiamo girando le case delle persone, stiamo raccogliendo consensi, stiamo parlando delle problematiche, stiamo parlando di tante cose. Però solo una cosa vi chiedo, per una volta siamo egoisti. Da questo paese tutti quanti attingono voti, ma per una volta riusciamo a votarci da soli. Votiamo le persone di questo paese. Tutti, è una piena questa, tutti quanti attingono da questo paese. Con un candidato sindaco che è del comune di Vernere, ma però per sua natura è nato a Strudà, se c'è un candidato sindaco di Strudà sarebbe da folli far uscire mezzo voto per altri paesi, per i candidati delle altre persone. Quindi per una volta diventiamo egoisti e lavoriamo per fare un progetto comune. Grazie. Chiedo scusa, passo la parola ad Andrea. Buonasera a tutti signori, per me, come ho ribadito l'altra volta, per me è un onore stare qui e parlare con voi cittadini del mio paese. Mi riferisco a una frase che ha detto Giacomo: noi per la prima volta, almeno da quando sono nato io, abbiamo l'opportunità di avere un sindaco di Strudà. E vi chiediamo specialmente a voi l'appoggio per avere finalmente e togliere l'egemonia che c'è sempre stata del sempre sindaco di Vernone. Cerchiamo in voi il vostro appoggio in maniera massiccia, perché Strudà è importantissimo per noi, importantissimo. Scusate l'emozione, ma è così. Un'altra cosa, il sindaco su questa piazza, quando è venuto su questa piazza, disse una cosa che a me è rimasta impressa, che la volta scorsa non sono riuscito a dire. Viene qui a dire, nel nostro paese, a dire sì, ci sono questi 4 dinosauri. Non so a chi si riferisce, perché per me di dinosauro, a me sembra che sia lui un dinosauro. E poi ci disse un'altra cosa che a me è rimasta nella testa, dove ci disse
disse una frase, poi sì, col suo italiano perfetto, quando non sa che dire, la gira nel dialetto, e disse una frase, sì, che poi hanno trovato questi quattro bravi ragazzi, come se l'hanno, questi quattro bravi ragazzi l'hanno presi per strada i primi che passava. Io posso dirlo forte, sì, e anche lei, signor sindaco, può dirlo forte, noi siamo quattro bravi ragazzi, non so se si può dire la stessa cosa di te. Niente, signori, che dire, oltre che cercare in voi il vostro appoggio in tutto, anche non solo in voi, anche con le altre persone, parlando, comunicando, perché un sindaco che viene qua in questa piazza, il signor sindaco viene due volte ogni 5 anni, quando deve fare i comizi, perché questa piazza lui non la conosce nemmeno, non conosce la Caglia, non conosce Lanze, non conosce solo quello che a lui conviene conoscere, cioè il municipio di Vernone, e basta. Signori, noi abbiamo bisogno di strudare. Se io, voi sapete, io non mi sono mai candidato a prese parti politiche. Se io mi sono schierato con Franco Leo, un motivo c'è, perché trovo in lui una persona che veramente crede nel nostro paese e che può portare avanti un certo tipo di discorso, che non si riferisca soltanto in vantaggi economici o in vantaggi vari. Noi vogliamo una persona che ci accompagni nelle piccole cose e nelle grandi cose. E questo che noi stiamo cercando. Signori, vi ringrazio a tutti, passo la parola a Franco. Buonasera a tutti. Allora la passerò dopo qualche considerazione a Salvatore Picchieri, il candidato di Acaglia. D'altronde poi non dobbiamo fare quel campanilismo puro che fanno loro, che l'hanno sempre fatto, poi quando vengono a studiare dopo sembra cioè che non lo facciano più, ma di fatto loro, se non sono mai passati, è perché fanno puro campanilismo, che noi non faremo, perché per noi il comune sono i 6 centri e non solamente un centro. Il nostro comune ha 6 centri che hanno pari dignità tutti quanti, perché come pagano le imposte a Vernole, così le paghiamo a Studà e così in tutti gli altri centri. Quindi penalizzare i cittadini di altri centri che hanno pagato quanti quelli di Vernole è già segno di una cattivissima amministrazione questa qui. Perciò a Studà non passerai, e passerai lontano, passerai. Altro che viene a dire le barzellette, mi pare che dico, perché arrivano e parlano sempre, iniziano programmi. Poi di questi programmi nessun ombra, ecco, però l'inizio è sempre dei programmi. I programmi li abbiamo noi, abbiamo parlato noi di programmi, di detassazione che faremo sulle aree fabbricabili, perché costa molto alle persone, perché ci sono persone che non hanno reddito e si trovano un'area fabbricabile, si trovano. Come fanno a pagare tanti soldi su un'area se non hanno reddito? Che scuola la devono regalare? Sono anche disposti, ma costa anche, c'è il notaio, e se l'IMU è così alta non se la compra nessuno, quindi state sempre impoverendo il nostro territorio, e là dovete finire, il 10 giugno la finirete sicuramente, la finirete sicuro! Non vi vogliamo, ma non noi di Studà, non vi vogliono neanche a Vernole, più uomini sono i portatori, neanche a Vernole vi vogliono più! Altro che la vostra roccaforte, ma quale roccaforte? Noi pacchetti di voti, perché
perché vogliamo vincere, perché loro vogliono perdere forze, stanno girando nelle case in gente che in certe case gli ha detto no, io devo votare la lista numero uno, non se ne parla, prima visita, seconda, terza, quarta, quinta, ma quando la smettete, quando? E perché quella poltrona è comoda, ma è comoda chissà per quale motivo, a questo punto possiamo pensare, noi siamo gente tutta che lavoriamo, non siamo dei politici, cosa intendo per politico, non il parlamentare, perché mi sembra che ancora non siete a quei livelli, anche se qualcuno a Roma mi pare che è andato parecchie volte, è andato già, ecco. Dei politici intendo gente che se non sta al comune non ha nessun lavoro, e anche professionisti che hanno pochissimo lavoro se non stanno al comune, perché hanno avuto sempre pochissimo lavoro sino al comune, e se dal comune non ci saranno più avranno di nuovo pochissimo lavoro, e questo qui è sicuro. Ecco perché questa rabbia, perché in fare questa lista dei pacchetti abbiamo unito il nostro territorio, abbiamo unito noi, perché il vostro territorio era concentrato sul capoluogo, il nostro territorio è diviso su tutti i centri che sono rappresentati, e anche a Vanze, dove non siamo rappresentati, noi abbiamo detto ci sarà un nostro interlocutore, ma nei vostri centri dove non siete stati rappresentati non c'è stato nessun interlocutore in questi anni, non c'è stato. E a parte Vanze, noi nel nostro accordo con i capitani, cioè di lungo corso, e non persone che doveste neanche nominare per quello che hanno già dato in questo territorio, e mi riferisco a Pantaleo Mangiaccio e Lucia Papa, ma per favore dovreste stare neanche nominarli voi per quello che hanno già fatto loro e per quello che non avete fatto voi in questi 5 anni. Il nostro accordo qual è stato? Le prime riunioni, che ogni centro rappresentato in questa lista deve avere un amministratore, perché il comune di Vernole è fatto di 6 centri e non solamente di un centro. Però poi il tempo passa e non sai più che dire, e l'unica cosa è buttare fango. Questo fango il 10 giugno vi tornerà addosso, vi tornerà, sicuri! Vi daremo una risposta di quelle che non immaginate nemmeno, e non pensate che qualche vostro candidato o candidata sta andando, magari fa dei conti di numeri, perché poi i numeri, sai, no? Vai, le persone credi di prendere certo consenso. Non ve lo daranno il consenso in questo centro e neanche negli altri centri. Noi vinceremo, ma di molto vinceremo, di molto, perché non vi vogliono più, a parte il nostro consenso, e che non vogliono neanche voi, quindi perdete su 2 fronti, il nostro consenso e quelli che voteranno esclusivamente perché vogliono votare contro di voi, perché non avete amministrato, non ci siete stati, ci avete solamente impoveriti e siete stati inefficienti, e ve lo ripeto sempre, in maniera crescente sempre inefficienti, non avete fatto niente di buono, ma di male ne avete fatto tanto, ne avete fatto, ma avete finito, i vostri giorni sono contati, ho detto una settimana da Gaia, no, è meno di una settimana. Passo la parola, come ho detto, a Salvatore Picherri, qualche minuto a Salvatore, che sarà un grande amministratore di Acaia, sarà. Grazie a tutti. Allora, io abito a pochi chilometri da qui, molta gente qui mi conosce. Volevo dire solamente una cosa, la prima sera che sono venuti qui a fare il comizio, a un certo punto ho chiesto a Franco se qualcuno parlava a favore loro o a favore nostro, perché una persona è salita qui dicendo basta 5 anni di assenza, basta 5 anni di oblio amministrativo, ma signori, stanno parlando di loro o di noi? Loro sono in amministrazione fino a tre altri giorni e poi hanno finito. Hanno rimproverato l'opposizione. Beh, scusate, o io fino ad oggi ho 52 anni, non ho capito niente, non di politica, ma di quello che ascoltiamo in televisione tutti i giorni, oppure loro non sanno di che cosa parlare. Che cosa dice un amministratore uscendo da una legislatura?
La maggior parte dicono sempre le stesse cose. Scusateci, non abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare nel nostro programma perché l'opposizione ha posto sempre veti. Tu hai avuto, dici tu, poi il contrario invece, tu hai avuto un'opposizione che secondo te non c'è stata e non hai fatto niente, non solo non finire il programma, ma non hai fatto niente! Ha rimproverato a Franco di non aver comunicato a lui quello che c'era da fare per Strutà. Signori miei, sono loro che hanno parlato di democrazia partecipata. Loro il candidato a Strutà ce l'avevano, ma hanno preso solo i voti di quel candidato. Un assessore è stato per 5 anni a Roma. Poteva benissimo dimettersi e far posto al candidato di Strutà. Non l'hanno fatto. Avete perso 149 dei vostri voti per il vostro candidato di Strutà di punto a capo che non è mai stato preso in considerazione. Perché non hanno chiesto a lui cosa c'era da fare a Strutà? Perché non l'hanno fatto? Perché non hanno chiesto al loro candidato cosa si doveva fare per Strutà? Perché doveva dirlo l'opposizione? Per poi prendersi meriti? No, signori. Democrazia partecipata vuol dire che se per assurdo, come è successo 5 anni fa, nessun centro era rappresentato, tranne Acquarica, tu dovevi avere il dovere morale di far spazio almeno al candidato di Strutà. Ecco perché, come dice Giacomo 2 secondi fa, ha detto non portiamo i voti di Strutà fuori da Strutà. Tranne che per me naturalmente. Sto scherzando. Questo volevo dire. Cioè, signori, se ci pensate bene, davvero, il candidato è valido candidato, validissimo candidato, loro ce l'avevano. Io non faccio nome e cognomi, perché sappiamo tutti come si chiama questa persona, ma non faccio nome e cognomi come loro li hanno fatti, di persone che non si sono più candidate. Beh, se questo candidato di Strutà quest'anno magari non ha accettato, oppure non gli hanno nemmeno chiesto di far parte della loro squadra, beh, ne ha ben motivo, perché ripeto, 5 anni di assenza di un amministratore, loro potevano benissimo far dimettere questo amministratore, perché non c'era, non si fanno i consigli comunali con un amministratore assente, non si fanno i consigli comunali in remoto come si usa dire adesso. E allora dovevano far entrare in consiglio il loro candidato di Strutà. Il loro candidato di Strutà lo dovevano prendere in considerazione per capire quali erano i problemi dei cittadini di Strutà. Non chiedere all'opposizione! Ma stiamo scherzando! Io opposizione ti devo dire le cose che devi fare? Per poi prenderti i meriti, per poi dire grazie a me abbiamo fatto questo quando sono stato io a suggerirti questo. Ma dove siamo? Dove siamo? In che democrazia siamo? Altro che punto a capo, come ho detto 2 secondi fa ad Acaia. Siamo davvero al punto di partenza, signori. Abbiamo perso 5 anni e allora per non prendere i prossimi 5 anni, signore, lista numero uno, progetto comune con tutte e con voi soprattutto. Qualcuno qui a Strutà, solo qualcuno mi conosce. Quando io passo da Strutà e qualcuno mi ferma, non dico ricevo dalle alle, non dico poi vengo. Mi fermo, dico soltanto scusate, avviso solo a casa che arrivo dopo. Ma non mi sono mai permesso di dire a una persona poi vengo, poi ci vediamo. Questo ognuno di noi dovrà fare e faremo nei nostri centri e anche fuori dai nostri centri. Quindi ripeto l'appello che ha
chiesto Giacomo. Strudà deve essere con Strudà. Strudà deve essere con Strudà, signori. Strudà, altrimenti signori, i vostri candidati di Strudà faranno la fine dell'abilissimo e validissimo candidato di Strudà del punto a capo di 5 anni fa. Di 5 anni fa faranno la stessa fine, cioè non verranno mai presi in considerazione. Capiamo queste cose, sono importanti signori, l'avete capito in questi 5 anni. Quante volte ci siamo detti per strada, non si vede nessuno, non viene nessuno, non ci aiuta nessuno. Ma chi vi deve aiutare? Solo uno che abita in mezzo a voi vi può aiutare, conosce i vostri problemi signori, non uno che viene da un'altra parte o uno che abita a Lecce e dice che il sindaco deve essere di Vernola. Ma dove siamo signori, dove siamo? Un minuto, io ho finito, un minuto basta e avanza per dire quello che ho detto al primo comizio ad Acaglia. Quando andate a votare domenica prossima, tirate dietro la tendina e fate solo una riflessione. Volete passare i prossimi 5 anni in questo paese avendo sempre assenza e arroganza? Fate voi. Se non volete quello, volete presenza, cortesia e impegno, lista numero uno, lista numero uno, Franco Leo Sindaco, Francesco Leo Sindaco, questo dovete fare cittadini di Strudà. Grazie, buonasera a tutti, lascio la parola a Franco. Tempo è finito. Questi 5 anni, punto a capo, quella pagina è una pagina molto buia di questo comune e l'hanno detto loro. Il 10 giugno sicuramente volteremo pagina con progetto comune, lista numero uno. Lista numero uno, il 10 giugno Strudà dovremo avere un consenso fortissimo per mandare a casa questa peggiore amministrazione, ma non del comune di Vernola, come ho detto, ma forse che non esistono in tutta Italia peggiore di questa qui. Non hanno fatto niente e li manderemo a casa il 10 giugno con un fortissimo consenso su Strudà e su tutto il comune. Forza, lista numero uno, progetto comune, giorno 10 la voteremo in maniera, avremo un successo esaltante su questa piazza sicuramente, li manderemo a casa grazie a tutto il comune, ma soprattutto grazie a questo centro che sarà gratificato da questa lista, da questa forte lista, da questa lista che ha gente disponibile, gente che potete chiamare quando volete, sempre disponibili, ed a criticare certe persone, ma come si fa? Perché? Perché sapete che avete perso queste elezioni già, perché noi la già si percepisce già, le elezioni noi sono state già vinte, il giorno 10 vi daremo una lezione di moltissimi voti che ve la ricorderete. Forza, progetto comune, lista numero uno, grazie a tutti quanti. Domani sera ad Acquarica,